Operatività sul petrolio, cerchiamo di continuare la tendenza improntata sulla debolezza del petrolio che in queste ultime settimane, insomma, abbiamo visto come sia sceso dal trading range ormai di lungo periodo, insomma, nella fascia tra i 75 e gli 85 dollari, grosso modo, questa lunga fascia che ha tenuto bloccato il petrolio. Oggi cerchiamo, naturalmente con operatività intraday, quindi con tutti i rischi annessi e connessi, di continuare questa tendenza ribassista, ingresso short 68,90 dollari al barile, stop 69,50, target invece un dollaro sotto 67,90. La tendenza giornaliera sembrerebbe, insomma, essersi indebolita proprio in queste ultime, o meglio, in queste prime ore della nottata, insomma, asiatica, dopo aver raggiunto i 71, insomma, è sceso abbastanza vorticosamente già nel pomeriggio di ieri, insomma, un po' anche sulle notizie che abbiamo sentito. Notizie non nuove, diciamo, per chi opera all'interno di questo settore, ovvero taglio della produzione russa di circa 500.000 barili. Era già nell'aria già da tempo, quindi non è che i mercati non hanno in qualche modo hanno scontato questa ulteriore mossa. La situazione complessiva nel settore petrolifero è piuttosto complicata. Ci sono delle battaglie, chiamiamole così, tra i vari benchmark, tra il WTI, il crude oil, appunto, il Brent, l'Oman Dubai, l'Ural, insomma. Oggi la Russia sta cercando, insomma, di portare l'Ural come un nuovo benchmark di mercato, sta creando un po' tutte le situazioni. È una situazione un po' complicata alla luce anche di tutto quello che avete detto fino adesso e che naturalmente sappiamo, ovvero recessione, rallentamento economico, difficoltà nel sistema finanziario delle banche. Quindi tutto questo, insomma, porterebbe a pensare, al di là dell'operatività odierna, che ci sia un ulteriore rallentamento per quanto riguarda il settore petrolifero.